PC di questa mattina, Asus modello F205T, il modello quello con l'alimentatore quadrato rettangolare, non so se l'avete mai visti, noi veramente di rado, ma proprio di rado. Questo sarà il secondo o terzo che vedo, ideale per Windows 10. Non si accende e il connettore sembra ballare. Alimentatore in casa con quell'attacco non ne ho perché li compro su richiesta, perché sono ne ho venduto penso uno in non so quanti anni che c'è sto PC, 4 anni, 5, forse anche di più. Comunque andiamo a verificare se le saldature del connettore sono a posto oppure se magari si sono rotte le saldature, visto che è un po' ballerino. Il cellulare praticamente scarico, mancano già 2 viti. Il cellulare è già praticamente scarico, se non lo ricarico questa riparazione. L'unica vite lunga era qua, non so le altre due che mancano. Allora, facciamo con 2 mani. Naturalmente il connettore è dall'altra parte. Non è un connettore saldato di superficie, non è un SMD, quindi il connettore probabilmente non è rotto. Sembra in ordine. Dobbiamo andare il trasformatore. Connettore sembra in ottimo stato, proprio perfetto, quindi potrebbe esserci qualche altro tipo di problema. È un po' mollino, però andiamo a misurare se ci sono le tensioni. Niente, 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 andiamo bene. Magari la massa che non va. Non trovo nulla. Effettivamente qua si va a muovere, vedete? Dobbiamo proprio togliere la scheda madre. E andiamo a togliere la scheda madre. Questo con me. Così. Che musichina di merda. Oggi ho proprio beccato la stazione più schifosa esistente. Vediamo se riusciamo a tirarla fuori senza togliere la batteria. Sembra ancora ben fissata, eh? Non so cosa che la tiene. Esatto, la dissipazione. Qua il connettore è tutto interno, quindi c'è poco da guardare. E non sembra rotto comunque. Si scalda.
sembra in ottimo stato, quindi finirà che dovremmo ordinare un alimentatore perché non vedo problemi qua, solo che non arriva proprio la corrente qua. Che non è che carica, che non carica la batteria, che proprio se lo metto sul motore non funziona. Di momento rimontiamo tutto, tanto non è un problema di. Mi sembra riguardo ancora il microscopio nel caso, però non penso sia un problema di connettore. E probabilmente ordineremo un alimentatore. Visto che non posso fare troppi esperimenti, potrei ingettare tensione direttamente sul connettore, ma devo vedere se trovo le specifiche. Perché visto che ci sono tre pin, vabbè che uno sappiamo che è quello più giù, forse questo qua l'ultimo è massa, ne rimangono comunque due. E visto che si tratta di 19 volt, meglio non azzardare esperimenti di alimentazione. Potrei farlo dall'altra parte della scheda madre, ma il problema è che devo vedere se carica la batteria. Sto guardando se si vedeva la power. Main power rate. Diamo ancora un'occhiatina prima di rimontare. Qua ci sono i due MOSFET primari. Quindi teoricamente potremmo anche ingettare qui per andare sul sicuro 19 volt. Solo devo attaccare la batteria e poi si scalda il processore. Andiamo a vedere da questo lato se abbiamo, magari su questo blocco di condensatore abbiamo la main power line. Vediamo un po' con il tester in continuità. Allora, vediamo. Si vede comunque c'è è questo praticamente questo punto qua in cui si vede esce fuori dal connettore finisce qui e da qua finisce dall'altro lato, anzi no, finisce sul primo MOSFET che è qua qui, quindi è qua sicuramente. Il problema è dall'altro lato come la prendiamo, perché su questo condensatore qua non c'è, quindi questo non è relativo. Non vedo le piste. Niente, lo guardiamo da qua. Tanto da qui probabilmente potrebbe essere il centrale. Si è fatto appena adesso il test e il pin centrale l'alimentazione 19 volt. Quindi andiamo a rimontare tutto. Vediamo se ingettando 19 volt c'è la carica batteria. Se c'è la carica batteria, il problema risulta essere o il connettore o l'alimentatore. Ok. Ad attaccare la batteria, a questo punto penso che dovrebbe accendersi automaticamente. Vediamo un po'. Ha dei LED qualcosa? Sì, ecco qua. C'è il LED verde. Ora mettiamoci un po' se sarà resettato il BIOS, vediamo, dovrebbe apparire la scritta. Vedo già la retroilluminazione. Vediamo un po' ed ecco lo schermo, ok. Ora andiamo a vedere, spegniamo. Facciamo uno spegnimento di emergenza. Voilà. E poi andiamo a ingettare. Ecco attaccata la massa su quella lamiera che sicuramente è la massa. Andiamo a ingettare nel pin centrale 19 volte. Vediamo se la batteria si carica. Ok, questo è il pin centrale. Qua è l'alimentatore, vado a toccare. E abbiamo un assorbimento di 1 ampere 10. Il che significa che sicuramente la batteria si sta caricando. È proprio tanto, come se la batteria fosse veramente tanto scarica.
4 to 6 days later. Ok, è arrivato l'alimentatore, vediamo subito se in realtà è colpa dell'alimentatore. Quindi andiamo a aprire questo mostriciattolo. Ecco qua. Ecco qua. Andiamo a accendere e vediamo se si carica o non si carica. La luce è già rossa, il che mi dice già che con molta probabilità si carica. Vediamo un po'. What a waste of time. Ok, siamo già al 6% in ricarica, quindi niente, abbiamo perso un sacco, cioè un po' di tempo per un problema di alimentatore. Fosse stato un alimentatore normale, l'avremmo avuto in casa, l'abbiamo verificato immediatamente, abbiamo dovuto ordinarlo apposta. Andiamo a richiudere. Poi cercheremo anche le due viti mancanti. Adesso metto l'interruttore con la cassa, adesso appena finito il video. No, è lunga, sono viti lunghe. Sì. Di queste non ne ho tante. Allora, una Sony. Giusto per mettere qualcosina. Il 90%. 26 minuti la carica massima, siamo a posto.